Signore e signori, buongiorno. Lorenza da Milano scrive questo: tutte le volte che vado in pizzeria con gli amici, dopo aver mangiato metà pizza, sono già piena. Bere molta acqua mi aiuta un po', ma conosci una strategia migliore per aprire lo stomaco in modo da poter finire senza problemi la mia pizza, senza fare la brutta figura di avanzarla nel piatto? Allora, anche se ci fosse, non te la direi. La tua domanda, Lorenza, è semplicemente raccapricciante. Per quale ragione, se tu sei piena, devi andare avanti a mangiare? Non esiste, ma stai scherzando? La sazietà è un meccanismo già di per sé debole per proteggerci dall'eccesso di alimentazione, e se tu sei piena che non ce la fai più mentre stai ancora mangiando, vuol dire che hai già mangiato fin troppo. E siccome non vogliamo che tu debba venire da me in futuro per chiedermi cosa fare per dimagrire, è molto meglio pensarci subito adesso. Tu mi parli di brutta figura, io ho capito il tuo problema, perché è un fatto culturale. Nella nostra cultura, non in altre ma nella nostra sì, noi siamo abituati fin da piccoli che i nostri genitori ci dicono che non sta bene avanzare il cibo nel piatto, perché così gli avevano insegnato i loro genitori e perché non si erano mai posti il problema di mettere in dubbio questo insegnamento. C'è gente che muore di fame, per cui per carità non si butta via il cibo. Allora, Lorenza e amici miei tutti, al bambino del Biafra che sta morendo di fame non gliene può fregare davvero di meno che voi finiate o meno quello che avete nel piatto, perché purtroppo in entrambi i casi non gliene viene in tasca nulla. Non è che se voi vi ingozzate a lui piove dal cielo miracolosamente un pollo arrosto. Non succede. Allora, per rispetto, ma scusate, che cosa c'è di rispettoso nei confronti di chi non ha da mangiare nel fatto di nutrirsi oltre la sazietà? Come dire, toh guarda, tu che stai morendo di fame, io ho già mangiato talmente tanto che fra un po' scoppio, ma vado avanti ancora a mangiare perché io ce ne ho tanto. Al limite mi dici, toh, oggi per rispetto a te digiuno tutto il giorno, anche se ho il frigo pieno, ma non il contrario. Quindi veramente, toglietevi dalla testa questa cosa qui e non insegnatela ai vostri figli. Basta, quando uno è sazio, smette di mangiare. Io mi ricordo l'anno scorso ero in vacanza qualche giorno alle terme, c'era seduta davanti a noi questa famiglia di obesi, padre obeso, madre obesa, e questo bambino avrà avuto 8 anni, obeso anche lui, che a parte che mangiavano in modo veramente schifoso, senza limite, ma soprattutto questo povero bambino che aveva di fronte sto piatto di pasta ciclopico al ragù sul quale la madre obesa aveva rovesciato tutta la ciotola del formaggio grattugiato, che a un certo punto dice: basta mamma, io non ho più fame, posso andare a giocare. E questa, ve lo giuro perché non so cosa mi ha trattenuto dall'andare ad insultarla, questa sciagurata gli fa: no, prima finisci quello che è nel piatto, poi vai a giocare. Ma porca miseria, non lo vedi che è obeso? Sta già scoppiando, fra un po' rotola, cosa lo obblighi a mangiare ancora di più di quello che ha voglia? Fallo andare a giocare che magari brucia qualche grammo di tutta quella ciccia che ha, no? Invece di metterne dentro ancora. Allora, in conclusione, se volete davvero aiutare chi sta morendo di fame, fate una donazione, aiutate un'associazione di volontariato, adottate un bambino, andate laggiù voi stessi. Invece, quando siete sazi e avete ancora roba nel piatto, fate il favore e lasciatela lì, perché se non ce la fate più, significa che avete già mangiato troppo. E se vi forzate a svuotare il piatto, l'unica cosa che fate davvero è del male a voi stessi. L'avanzate nel piatto, non c'è niente di vergognoso, anzi io addirittura ad alcune persone che devono dimagrire il fatto di lasciare l'ultimo boccone nel piatto lo consiglio come misura di igiene alimentare, non solo per mangiare qualcosa in meno, ma soprattutto perché devono imparare ad esercitare la propria capacità di autocontrollo e di misura. E tu Lorenza, quando sei in pizzeria con gli amici e non ce la fai più, chiedi a qualcuno se ne vuole un po', se no la lasci nel piatto senza problemi. Oppure se sai già che ne mangi solo metà, puoi chiedere subito a qualcuno se vuole fare la metà con te, oppure ne ordini direttamente solo metà. Oppure ancora, visto che in genere l'impasto della pizza è fatto con farina bianca e non con farina integrale, la farina bianca è nostra nemica, quello che puoi fare è eliminare subito la crosta, che in pratica è pane bianco, e poi spostare col coltello tutto quello che sta sopra la pizza, il pomodoro, il formaggio, le verdure, quello che è, tutto da una parte, lasciando la base, così hai tolto di mezzo un po' delle calorie vuote del pane bianco e hai salvato tutti gli ingredienti buoni. Quello che in nessun caso devi fare mai più è ingozzarti quando sei già pieno, perché ne va della tua salute. Tutto chiaro? Very food!